Noi abbiamo chiesto con forza di chiarirci questo aspetto. L'azienda ha chiarito che sono 5 modelli full electric che possono essere gestiti anche con multi energy, quindi anche con altri carburanti. Diventa fondamentale comprendere se le 260.000 vetture come capacità produttiva che ci è stato detto a regime saranno effettivamente quelle che riuscirà a produrre lo stabilimento. Rimangono ancora delle incognite, in particolare sulla questione dell'indotto, dove non sono state date delle risposte precise. Quindi questo aspetto per noi è un aspetto centrale, perché sono circa 9.000 gli occupati a Melfi, di cui 5.700 sono quelli dello stabilimento, il restante è dell'indotto. Sì, non c'è attualmente un esubero dichiarato, c'è una tendenza che si stanno stabilizzando in tutti gli stabilimenti. Quando si producono macchine full elettriche c'è una riduzione di circa il 30% dell'occupazione. Lo stabilimento si sta già riducendo da questo punto di vista. Noi stiamo evitando licenziamenti, facendo operazioni di incentivazione volontarie dedicate soprattutto a chi è vicino alla pensione. Questa è la strategia che stiamo mettendo in campo, però è chiaro comprendere fino in fondo quali sono i modelli che vengono assegnati ai vari stabilimenti. Su Melfi questo chiarimento oggi è stato fatto, diventa poi importante comprendere anche la continuità degli incentivi, perché per incentivare le produzioni ecosostenibili bisogna dare una continuità.